Poi finiamo la parte sullo start, il primo video, la prossima volta cominceremo la parte sulla dinamica. Ma questo tipo di esercizio è una domanda. Questa è la superficie del mare o di un lago, come preferite. Sotto il mare, sotto il lago, c'è in questo punto lì, io per un attimo non so disegnare, devo procurarmi un subacqueo. E mentre nuota per spegnere il gas di espirazione, esce l'aria in forma delle bollicine, bollicine di aria che salgono a causa del perché salgono, non vanno giù. Perché le bollicine d'aria salgono e non scendono? Per spingere Archimede, certo. Salendo, cosa gli succede? Rimangono uguali? Vi do tre opzioni. Rimangono uguali, si allargano, si restringono. Si espandono, per quale ragione? Perché diminuisce la pressione in virtù della legge di Sterlina. La pressione attorno alla bollicina diminuisce perché diminuisce la profondità salendo, quindi essendo meno schiacciate tra virgolette hanno modo di diventare un pochettino più grandi. Ok? Sempre in fondo al mare, quindi altro. C'è un disegno come c'è una statua, un archeologo subacqueo trova una statua. La statua ha un volume V pari a 3 × 10⁴ centimetri cubici. Chissà perché lo dai centimetri cubici qua. In base al volume la massa della statua viene valutata intorno ai 70 kg. Qual è la forza necessaria per sollevare, per portare in superficie la statua? Di quale forza ha bisogno l'archeologo per recuperare la statua? Prego. Sarà 70 per 9,81 metri al secondo quadrato? No, di più o di meno? Di? Meno, perché? Perché c'è Archimede che lo aiuta a spingere. Qual è la forza necessaria? È quella che manca a bilanciare il peso della statua. La forza necessaria F varrà
la forza peso, a cui tolgo, perché mi viene gratis, la spinta di Archimede. Perché? Perché in questo modo forza applicata più forza di Archimede bilancia la forza peso. Ok? No, forza peso è facile da calcolare. La massa per T, cioè 70 kg per 9, sì, 91 metri al secondo quadrato, quindi circa 686. La forza di Archimede vale la massa del liquido spostata, liquido acqua di mare spostata dalla statua per G. La massa del liquido è la densità dell'acqua di mare per il volume della statua. La densità dell'acqua di mare è circa 1.500-1.030 kg per il volume era 3×10⁴ centimetri cubici che va trasformato in metri cubi. Un attimo, il volume di un centimetro cubo è un centesimo di metro cubo che va elevato, quindi un centesimo di metro, va elevato alla terza, quindi viene 3×10⁴ per centimetro sono 10⁻², metri, tutto alla terza, quindi viene 3×10⁴ per 10⁻⁶, 10⁻², metri cubo. Okay. Quindi 3×10⁻², metri cubi per 9,81 metri quadrato. Quindi 1,025 per 3, 300 e 1,66 newton. Quindi la forza necessaria da applicare, peso meno spinta di Archimede, è circa 385, che corrisponde a una, come se l'estatto avesse una massa di 40 kg. Vedete, quello per 9,81, anziché alzare una massa di 70, come se avesse una massa di 40, una massa apparente. O perché sia più piccola, ma perché sfruttate la spinta di Archimede. Stiamo sempre sotto nel mare. Sulla superficie
già visto, penso che con l'incendio, c'è la pressione atmosferica. Man mano che si immerge, la pressione esterna dell'acqua che gli schiaccia sulla, cioè aumenta. Qual è il dislivello, cioè a che profondità deve immergersi in modo tale che la pressione aumenti di un'atmosfera? Mi spiego meglio. Allora. In superficie la pressione vale, la pressione atmosferica, 10 alla 5 pascal. Man mano che il sub scende, la pressione aumenta. Se il dislivello è H, la pressione a profondità H vale la pressione atmosferica più densità dell'acqua dividito per G per H. Di quanto deve essere il dislivello tra un livello e successivo in modo tale che l'aumento di pressione di delta P sia di un'atmosfera, cioè 10 alla 5 pascal o 101 pascal, che dovrebbe essere migliore. Beh, l'aumento di pressione è la differenza di pressione riferita alla superficie, quindi mi interessa P meno BA, questo è il delta P. E quindi il mio delta P deve essere uguale a densità del liquido per G per H, la mia incognita è H. Quindi H vale il dislivello di pressione che mi interessa raggiungere diviso la densità del liquido per G. Nel nostro caso avremo, se voglio che la pressione aumenti di un'atmosfera, ho 10 alla 5 pascal o 101 pascal diviso la densità dell'acqua di mare, 1025 di mare, chilogrammi al metro cubo per 981 metri, quindi circa dovrebbe essere una decina di metri se non ricordo male. Metri di profondità la pressione aumenta di un'atmosfera. Eccolo qua, il secondo e il prossimo esercizio, teniamo presente questo, perché nessun subacqueo è andato a esplorare il Titanic? Nel 1985, mi pare, è stato individuato, rilevato il relitto a circa 4.000 metri di profondità, diciamo. Qual è la pressione dell'acqua del relitto del Titanic? Un conto veloce si riesce subito a farlo, perché se ogni 10 metri aumenta di un'atmosfera, a 4.000 metri sotto il livello dell'acqua, quante atmosfere ho? Basta fare questo, diviso 10, 400, ho 400 atmosfere, 401, sommando quella del livello di acqua. Se sulla superficie del corpo umano, che ho visto l'altra volta, c'è una forza come quella legata al peso di qualche elefante,
qui moltiplicate gli elefanti per 400. Diventa 70. Per gli elefanti, soprattutto poveri, perché sott'acqua non hanno il respiratore. Fin dove può spingersi un sommozzatore molto coraggioso? Circa una cinquantina di atmosfere. E quindi mai più arriva lassù. Impossibile proprio. Dove ci vanno i robottini, i sistemi teleguidati o via cavo, io ancora. Ma mai qualcosa di mai nessun sommozzatore ci andrà. Perché non potevo esistere? Perché non avendo necessità, che deve fatto in modo che non abbia necessità di essere fatto di parti isolate dall'acqua, a parte i cavi elettrici che sono comunque schermati con della plastica. Perché? Perché per fare questo dovrebbe avere una struttura esterna che resiste a 400 atmosfere. Addirittura. Invece posso delle marianne? Lì sono di più di questo, molti di più. Non mi ricordo a profondità. La struttura esiste se la pressione interna bilancia quella esterna, ma deve essere costruito in modo da poterlo fare. Insomma, abbiamo visto sul finire della settimana scorsa se un sommozzatore, se un sub emerge troppo rapidamente, c'è quello che si chiama l'embolia, così il sangue bolle letteralmente. Come abbiamo visto la campana di vetro tolta l'acqua. Perché? Perché la differenza tra pressione interna ed esterna raggiunge la tensione di equilibrio, quindi l'evoluzione. Si formano bolle di aria nel sangue. E questo è, ahimè, la conseguenza letale. A parte le conseguenze meccaniche, perché si rompono i vasi sanguigni, la struttura viene compromessa, proprio per la pressione interna. Bisogna salire lentamente in modo tale che il corpo adatti la sua pressione a quella esterna al corpo. Non molto di più, qualche centinaio di metri. Non molto di più. Ci sono pesci che vivono? Sì, ci sono, però sono la natura li ha provvisti una struttura interna che si adatta a quel tipo di pressione. Prego? Loro non possono vivere a pressioni inferiori, sarebbe come se noi andassimo nello spazio, se non hai la tuta esplode. Ho dimenticato di portare il materiale perché serve per farlo dal vivo, lo facciamo la volta prossima. Prendete una bilancia sulla quale mettete un bicchiere pieno d'acqua. Ok? La bilancia vi dà una certa lettura. La massa dell'acqua più il bicchiere, se non intervengo per cortesia, e per lo stesso sistema, cioè in questa condizione, andate a, anzi aspetta, va cancellato,
bicchiere, infilate un dito nell'acqua, lo immergete parzialmente. Questo è il mio dito, insomma, perdonate il disegno. Che succede all'indicatore della bilancia? Gli dà una massa maggiore, uguale o inferiore? Manuale aumenta o diminuisce? C'è chi dice rimane uguale? Poi volevo sapere il perché. Ripeto, ma lo facciamo, ripeto, davvero, perché è semplicissimo. Vedete, la bilancia, un bicchiere d'acqua appoggiata sul tavolo, infilate il dito non tocca il fondo, attenzione. Senza toccare il fondo, la massa di acqua non cambia, l'acqua non deborda, rimane quella che era prima. L'indicazione della bilancia, cioè il peso che leva la bilancia, cambia? Sì? No? Perché? C'è chi dice rimane uguale? Chi offre di più? Perché rimane uguale? Opzione 1. Nessuno la pensa diversamente. Non c'è chi dice no stavolta. Arriviamoci per gradi. Rispetto a questa situazione, se io ci infilo il dito senza toccare il fondo del bicchiere, cosa fa il livello dell'acqua? Quindi sul fondo, qui nella situazione 2, qui nella situazione 1, più 1 rispetto a P2, in che relazione sta? C'è chi dice uguale, P1 è inferiore, perché? Perché il livello dell'acqua qui è inferiore, metto il dito dentro questa sale per legge di impenetrabilità dei corpi. Se si alza il livello, la pressione qua in fondo è maggiore, quindi la forza esercitata dal liquido su questa superficie è maggiore ed è questa la forza che viene misurata dalla bilancia. Ergo, questo indicatore è maggiore che non in questo caso. La lettura aumenta, punto primo. Oppure uso il terzo principio della dinamica. Cosa fa l'acqua? Forza di Archimede spinge il dito verso l'alto. Il terzo principio della dinamica subisce una reazione verso il basso che contribuisce ad aumentare il peso apparente. Quindi la lettura della bilancia aumenta. Anche se non tocco il fondo del bicchiere. Prego. Non è chiaro. Provate a farlo a casa. È molto semplice. La lettura dell'indicatore, che sia un ago o lettura digitale, uguale aumenta sicuramente. In quanto aumenta? Se volessi calcolarlo, dipende dal dislivello. Più infilo il dito, più questo aumenta. La differenza è data da il dislivello, cioè la superficie di base, moltiplicata per l'aumento di pressione, quindi densità del fluido per G, per il dislivello tra questo livello e questo. Nel caso fondito è senza risultato. Più il dito va in profondità, più la lettura aumenta.
senza contare il giorno. Ok? Altro esercizio. Applicazioni in medicina. Dovete misurare, non è l'unico modo per farlo, la densità e il volume di un paziente, una persona, che è molto paziente, si lascia fare di tutto. Ok? Un modo per farlo è il seguente. Si immerge il paziente in acqua. Prima pesate il paziente con la bilancia fuori dell'acqua e vede che il peso è di, diciamo, 120 newton, siamo già direttamente in newton. Poi una volta immerso chiedete al paziente di espirare, di buttare fuori quanto più aria possibile, e il peso apparente del paziente immerso risulta essere di 34,3 newton. Determiniamo densità e volume del paziente, che poi useremo per valutarne la massa grassa e la massa magra. Se quindi supponiamo che questo sia l'acqua, vogliamo che il paziente sia molto schematicamente un cubo il quale agisce il peso reale e la forza di Archimede. Quindi il peso apparente, quello del corpo immerso, vale il peso reale meno la forza di Archimede. Ma la forza di Archimede è data da il volume del paziente, che risulta tutto immerso, per la densità del liquido che conosco. Per G, massa del liquido spostato per G. Mentre il peso reale è densità del paziente per volume del paziente per G. Nell'equazione che ho appena scritto, l'unica incognita è il P, perché P con I, P li conosco, li ho misurati, la densità dell'acqua la conosco e il G la conosco, da cui trovo il volume del paziente subito. Ma quindi scrivere viene il volume del paziente vale peso reale meno peso apparente diviso G volte la densità del liquido. Quindi 720 newton meno 34,3 newton diviso densità del liquido 10 alla 3 kg al metro cubo per 9,81. Il volume di metri cubi viene
0,06989, quindi circa 0,07 metri cubi, 7 centesimi di litro. Ok, ritorna. Trovato il volume, trovare la densità è facile. Trovo la massa e divido per il volume. La densità del paziente vale la massa del paziente diviso il suo volume. Quindi il peso reale diviso G fratto il volume che ho appena trovato. Quindi diciamo 720 diviso 9,81 diviso 0,07. Approssimiamo. Questo vi dice qualcosa? No, mi si mette. Non mi suggerisce niente. Non siete mai andati in piscina? Come fai a galleggiare se la densità è più grande di quella là? Come facciamo a galleggiare? Questo tizio può andare in piscina, povero? Cioè, è meglio che gli sconsigliamo di andare in piscina o cosa? Detto in altri termini, questa è la densità con i polmoni vuoti, tra virgolette. Vuoti del tutto non possono essere, ma quanto più vuoti possibile. Quanto dovrebbe inspirare? Meglio, quale percentuale del suo volume, dopo aver espirato, gli consente di galleggiare? Mi galleggia se la sua densità è almeno comparabile con quella dell'acqua. Ok? Quindi quanto dovrebbe essere grande il suo volume per poter galleggiare? Beh, non faccio altro che invertire questa relazione. Il volume per poter galleggiare dovrebbe essere pari a la massa del paziente, che non possiamo cambiarla, possiamo amputargli un braccio perché galleggia, diviso la densità del liquido nel quale vuole galleggiare. Ok? Quindi sempre dovrebbe avere una densità di circa 0,073 chilogrammi, scusatemi, metri cubi, non chilogrammi, che rispetto alla massa che aveva il volume precedentemente è circa il 5% in più, una differenza di 0,003 metri cubi, quindi almeno di 3 litri. Ce la fa.
si riesce a ispirare in quel tornare in piscina, se fosse acqua distillata sono un po' dura, siccome nella piscina di solito sono i soliti sali, l'acqua di mare 1028-1030 kg metro cubo, lì basta molto di meno, basta un litro, quindi ispirando normalmente si va a piscina. Quindi può andare in piscina, non galleggia benissimo, può andare. Parte del problema. Altro punto. Posto che la densità del nostro paziente è questa, questo è obeso oppure no? Cioè, ha mangiato troppo? L'abbiamo misurato dopo le vacanze di Natale o è in un periodo normale? Beh, facciamo così. La massa del paziente possiamo pensarla come composta di due tipi di massa. La massa magra, cosiddetta, cioè quella muscolare e ossea, più la massa grassa, depositi, adiposi e via dicendo. Se divido tutto per il volume del paziente, ho che la densità del paziente sarà la densità di massa magra più la densità di massa grassa. Ok? Supponiamo che la massa grassa rispetto al totale sia la incognita X. Allora avremo, come inserito qua dentro, che la massa magra rispetto al totale 1 meno x. Questo è comunque del paziente. In generale, è possibile leggere su qualsiasi manuale di medicina la densità della massa magra e della massa grassa, cioè quanto densi sono i muscoli e le ossa e quanto il tessuto adiposo. E risulta che la massa grassa vale circa 900 kg al metro cubo, mentre la massa grassa è 1100 kg al metro cubo. Di conseguenza è meglio andare in piscina quando si è magro o quando si è ciccione. Il ciccione galleggia molto più veloce, molto più semplicemente, perché ha di più di questa fetta rispetto a questa. Quindi la piscina è perfetta per chi è sopravvissuto. D'accordo? Allora torniamo a noi. Quindi l'intensità del nostro paziente è uguale a massa del paziente diviso volume del paziente. E sarà data da la massa grassa per x, anzi scusate, la massa del paziente per x è la frazione di massa grassa, più la massa del paziente per 1 meno x è quella magra, sarebbe diviso il volume.
anzi, un attimo, secondo, questo lo ricomincia a dire. Precisiamo il taglio di volume, facciamo cambiare taglio, per riuscire qua in tempo. Il volume del paziente è dato dal volume della parte magra più il volume della parte grassa. Il volume della parte magra è la massa magra diviso la densità, densità standard, più la massa grassa diviso la densità di massa grassa. Quindi qui abbiamo 1 meno x per la massa del paziente più x volte massa del paziente diviso densità. Okay. E finiamo la volta prossima. Si riesce a risolvere l'equazione rispetto all'incognita e si valuta quindi qual è la percentuale di massa grassa di massa magra. Nel caso del paziente di prima veniva circa un 20% che è fisiologico, il paziente non è tutto.